Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi un'altra bellissima mod del nostro caro 4D Modding che si sta dando parecchio da fare. È una piccola botte monoasse, è la Abbey 2500. Io l'ho scaricata, avevo visto che ci stava lavorando e quant'altro. Sinceramente, la stavo aspettando, visto che l'ha pubblicata e ho deciso di darci una doverosa occhiata. Ve la presento perché la considero una buona mod, la considero una buona botte, è una buona alternativa alle già tante, diciamo, botti da liquami che abbiamo di default nel gioco. È piccolina, ha, diciamo, qualche funzioncina che appunto non è, diciamo, una vera e propria funzione, nel senso che non dà nessun cambiamento nella questione del gameplay, ma ha parecchie animazioni, ha parecchie cose, ha parecchie configurazioni che al momento comunque sono puramente di design e puramente estetiche. Al momento della registrazione di questo video appunto questa è una prima versione. Ho parlato con 4D Modding e appunto mi ha detto che ci saranno degli update, dopo vi dico di cosa si tratterà, di cosa tratteranno questi aggiornamenti. E comunque al momento dell'update io vi aggiornerò il link in descrizione. Come mod mi è piaciuta, anche perché è un brand che non ho mai visto e sto scoprendo veramente dei tanti nuovi marchi con questo modder. L'Abbey è un brand irlandese. Comunque ho parlato un po' con appunto 4D Modding, volevo un attimo sapere cosa facesse e quant'altro. Lui ha 34 anni, lavora nel campo dell'ingegneria e del design, quindi io penso che queste cose per lui possono essere veramente uno spasso ed un divertimento, perché sta tirando fuori davvero dei modelli fantastici, sta lavorando davvero bene. Mi ha detto, mi ha confessato che comunque sta imparando tante cose, pian piano si sta un attimo, diciamo, anche aggiornando un po' sulla questione del 19, sta imparando tantissimo. Quindi io sono veramente sicuro che questa persona ha un gran potenziale e col tempo, secondo me, tirerà fuori davvero davvero delle grandi cose. Le ha già tirate fuori, avete visto di cosa è capace, ma io penso che possa fare davvero davvero tanto di più. Comunque, io qui ho già preparato due versioni, perché appunto ce ne sono, cioè il modello è lo stesso, però sono due versioni tra virgolette differenti, differenziano in una cosa che poi vi spiegherò cos'è. E basta, io le ho testate, non ho trovato nessun problema, sono veramente ben fatte. Guardate qui, vi ho già preparato una, diciamo, usura praticamente al massimo. Guardate qui la cura che ha avuto nel sistemare la questione delle texture usate, la sverniciatura. Il modello comunque è bello, mi piace. Queste botti qui sono appunto non sono molto consone ai nostri paesi. Queste sono botti che vengono usate principalmente magari in paesi del nord. Sono così, diciamo, fatte con questa ruota gigantesca dietro, perché appunto queste prevengono il compattamento del terreno, e queste monoassi qui portano abbastanza, e con questa gomma appunto non pesano, non hanno calpestamento e basta. Veramente una buona comunque questione di personalizzazione, ha veramente tante configurazioni, tante cosette che si potete aggiungere, potete veramente personalizzarla come vi pare e piace. Però appunto poi andremo a vedere che queste configurazioni, queste cose sono prettamente di design, prettamente estetiche, non hanno, diciamo, nessuna fine tecnica al gameplay, quindi non aggiungono niente, sono una questione puramente estetica. Quindi ragazzi, prima di passare ai test, andiamo a vederla ovviamente allo store. La troviamo nella sezione dei carri botti dei liquami. Vedete che
ce ne abbiamo veramente già tante di botte. Ma ragazzi, ma le Samsung le avete provate, le PG? Guardate che hanno dei dettagli, ste botti qua, che sono fotonici. Veramente, io le ho provate un po' e sono fantastiche. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che botti che hanno tirato fuori. Veramente toste. Veramente toste. Ok, comunque, andiamo alle nostre eBay. Come vi ho detto, ci sono due versioni, c'è una versione che può essere colorata e una versione che non può essere colorata, che praticamente vi dà solo la zincatura senza verniciatura. Hanno lo stesso costo, come configurazioni, personalizzazioni sono le stesse, solo che appunto questa abbiamo la possibilità di scegliere il colore. Potenza richiesta 150 cavalli, litraggio di portata 11.356. Qui vedete la tesserina del puzzle con scritto TD12 e SD700, che praticamente sono la dischiera della Samsung e gli iniettori. Prossimamente ci sarà un update che aggiungerà il sollevatore posteriore, quindi ci darà oltretutto la possibilità di agganciare i tool posteriori, quindi ci dà anche una versatilità maggiore. E niente, questo sarà anche una questione dell'aggiornamento che verrà. Doppio clic, qua abbiamo il nostro modello, abbiamo la possibilità della scelta del colore dei cerchioni con tutta la tavolozza, il colore principale sempre con tutta la tavolozza, la marca gomme, passiamo dalle Mitas che non hanno possibilità di cambiamento, quindi questa è la misura, questa è e questa rimane. Passiamo alle Michelin, che abbiamo sia le standard che le larghe, ecco qui, poi le Nokian, queste qui, solo larghe, e le Trelleborg, eccole qua, e ok, queste sono le gommature. Ora veniamo alla voce design, qui ce ne sono veramente, veramente tanti. Vi ripeto che la questione design è puramente estetica, non cambia praticamente nulla ai fini del gameplay. Quindi abbiamo la LAD Extra Hose, che è il tubo supplementare qui sulla sinistra, questo, poi il top fill, che è questo, che è la saracinesca superiore per il carico, top fill e nose, quindi top fill e il tubo laterale. L'autofill è la proboscide qui laterale, questa qui nera. Poi abbiamo autofill and hose, autofill and top fill, che è praticamente questa più questa, questa sopra. Auto top fill hose, che è questa più questo e più la saracinesca sopra. LAD boom, che è la proboscide, quella proprio superiore, che ci dà la possibilità della ricarica. Questa è, si può muovere dove volete, appunto per simulare il carico con l'altra botta, ovviamente se ha la saracinesca sopra. Nella realtà, nel senso, qui in farming le botti sono già tra virgolette predisposte per il riempimento l'una con l'altra, quindi non c'è bisogno che voi la personalizzate con questa proboscide qui, perché appunto in realtà anche le botti, diciamo di default, senza nessun design, hanno la possibilità di ricaricarsi l'una con l'altra, quindi vi ripeto, è una questione estetica. Boom and hose o l'option, che è praticamente il tubo, la proboscide e la proboscide sopra, ovviamente senza la saracinesca superiore. Ok, questa è tutta la configurazione. Sì, anche se comunque, ragazzi, è una questione estetica, pollice in su per che si è anche rotto un po' le scatole, ragazzi, per tutta la configurazione qui, che non è cosa da poco, cioè, ragazzi, non ci vogliono due minuti. Anche qui guardate che ha cambiato il tubo dietro, cambia la posizione quando avete la personalizzazione con la proboscide di sopra, insomma ci ha lavorato su, insomma apprezzate lo sforzo, ragazzi, che non è semplice.
L'ultima voce è il design, che è la solita ragazzi sua, che è registrazione tra irlandese, tutto quanto, italiana, tedesca, francese, inglese, tutto quanto, insomma, le solite targhe. Perfetto. Come configurazione non c'è altro, ho aggiunto anche la targa americana. Bene, l'altra, questa qui, quella zincata, ha le stesse identiche cose, ragazzi miei, solamente che ha solo la possibilità della colorazione dei cerchioni e non della verniciatura completa della botte. Come vedete, è zincata normale, senza nient'altro. Carina anche questa qui. Ottimo. Quindi torniamo fuori. La moto comunque, ragazzi, è molto molto dettagliata, guardatela. Bene, guardate anche qui il depressore Battioni Pagani, che è un'azienda nella provincia di Parma, un'azienda italiana. Qui magari molti di voi si chiederanno se c'è un piedino in stazionamento, eccetera. C'è solo questo qui che praticamente va per terra. Ho guardato nel sito, nelle foto reali, e è proprio così, cioè io non so come facciano ad agganciarlo ad un gancio traino normale, quindi boh, veramente cioè, quando sono così sganciate proprio toccano quasi terra. Ok, basta, qui guardiamo un po' i dettagli, ragazzi. Tubi e tutto quanto a posto, ha solo i dinamici, nel senso idraulici, elettrici, non ha impianto frenante, non ha nessun impianto frenante pneumatico, ha solo diciamo un impianto frenante di stazionamento. Qui vedete la cordicina d'acciaio che scorre dietro per appunto il blocco in stazionamento quando è ferma. Qua c'è la leva, tira il cordino e blocca le ruote, non ha appunto impianto frenante. Questa piccolina così secondo me sarà molto molto utile sulle mappette piccole quando ne usciranno, quando uscirà l'Old Streams, non so se quando starete guardando il video sarà già uscita, ma sicuramente sarà ben utile lì e poi ci sta. Altra cosa ragazzi, il fix che ci sarà anche fissata un attimino la tempistica di svuotamento, la tempistica di carico, perché quella di carico è abbastanza veloce. Poi quando andremo a scaricare questa vi porterò in farm e vi farò vedere quanto velocemente carica, diciamo, dai trigger normali del gioco. E sì, nello sposta, cioè nel travaso dall'una all'altra, tempistica giusta, però a caricare dal punto fisso, dal trigger della mappa, è molto molto veloce, un po' troppo, comunque appunto verrà sistemato. Questa è quella con la proboscide. Come ben vedete, se vi mostro con l'F5, vedete i due trigger, cioè il trigger di ogni botte. Quindi l'area dove vedete il limite qui è dove si possono ricaricare e comunicare le due botti. Ok, un attimo che tolgo. Bene, a posto. Per il resto, ragazzi, non c'è altro. Qua ve l'ho già agganciata al fast track. Qua vedete tutto il comparto idraulico elettrico a posto. Qui ovviamente c'è l'animazione dello spioncino di livello. Questa è la gommatura Nokia, qui cerchi neri, che è bel vedere. Bene, quindi io a questo punto aggancio, ragazzi, questa al John Deere S1155. Andremo a fare un po' una prova con questo qui. Sì, vedete che ragazzi, in realtà, cioè, il gancio traino è veramente molto più alto di dove si poggia la botte. Comunque non lo so, rimarrà un mistero di come fanno ad agganciarla. Ok, qua vedete anche la staffa del porta cardano che si ripiega. Nell'F1 vedete che già c'è la ricarica carobotte liquame. Poi ragazzi, tutte le movimentazioni eccetera ve le mostrerò quando torno in farm con l'altra botte zincata. Per il momento andiamo a vedere solo lo spandimento. Ecco qua.
Visto che sono qui fermo, ragazzi, vi dico subito, la mod sarà disponibile solamente per PC, non ci sarà per console perché mi ha riferito, ha anche scritto una pagina Facebook che Jans non ha accettato nel modhub questo brand, quindi non è ammesso e non ci sarà di conseguenza per console e quindi solamente noi, gli ascoltatori e i giocatori di PC potranno usufruirne, mi dispiace, ma purtroppo non è colpa sua, la Jans gli ha, tra virgolette, segato le gambe e così è. Visto che sono qui dentro, beh, intanto ricarichiamo e poi vi dico due cosette. Avevo letto il commento del carissimo Lupo Nero, che saluto, che mi aveva un attimo portato alla luce un discorso che avrei voluto accennare, però mi sono sempre andato via di mente sulle presentazioni scorse, della questione pesantezza delle mod, che se avete notato sono molto meno pesanti graficamente in rapporto alla qualità che hanno. Questo perché appunto il nuovo sistema texture è cambiato, adesso ce ne sono molte di meno, si usano solo le normal, le specular, le diffuse non ci sono più. Poi considerate che comunque, ragazzi, le mod che vengono messe nel modhub sono molto più compresse in termini di poligoni, quindi di conseguenza risultano molto meno pesanti, però come impatto grafico sì, sono molto migliori. Poi vabbè, se ne avete 300 in partita ovviamente un lag lo avete, poi lì il lag, ragazzi, dipende logicamente. Un attimo che mi sistemo, poi continuo il discorso. Ok, ecco qua, questa è la sua area di lavoro. Dicevo, discorso lag ovviamente dipende anche dalle prestazioni del vostro PC. Io farò fatica a vedere lag perché, come sapete, ho una configurazione di fascia abbastanza alta, ho una 1070 Ti, ho poi comunque il processore mio è un i7, un 3820, è un po' vecchiotto, ma comunque è cloccato fisso a 4,3, ce l'ho perennemente a 4,3 GB. E è sempre, sì, sempre un 4 core 8 thread, quindi diciamo non è che soffre molto con un gioco del genere, perché come ben sapete io gioco molto, cioè altri giochi a AAA, quindi ho bisogno di un po' di prestazioni. E niente, questo è il discorso che volevo un attimo dire delle mod. È vero, se voi guardate, ragazzi, cioè, i modelli sono davvero dettagliati. Pensare di avere delle mod del genere nel 15, nel 17, con dettagli così, c'era veramente da ammazzarsi. Adesso la cosa è molto più leggera, è molto più alla portata di tutti, è molto più fattibile. Quindi sì, Lupo Nero, ti confermo quello che hai notato, è vero, è giusto, è così. È anche un bel vantaggio comunque, ragazzi, che sto alleggerimento, e anche chi non ha un PC prestante riesce a giocare senza grossi problemi. Sì, considerate poi comunque, ragazzi, che qui sono maxato come dettagli, quindi il gioco è al massimo. Poi magari può essere che perdo qualche frame. Io non ho mai visto, perché con Fraps, quando registro, io tengo sempre d'occhio i fotogrammi, è sempre a 60 fisso. Poi ovviamente il programma di registrazione può togliere via qualche fotogramma, però non è il mio caso. Il computer mio, diciamo, non soffre di farming, ecco, diciamo così. Sì, i tempi di svuotamento secondo me sono anche giusti. Secondo me, cavallo scout è tornato alla stalla, bravo scout. Quelli di ricarica sono un po' velocini, adesso vedremo cosa modifica. Comunque saranno rifixati. Sono proprio veramente curioso di vedere cosa tirerà fuori questo modder.
Qui c'è la fanaleria, ve la mostro intanto. Sono le frecce. Qui ci sono anche i fari dietro. Eccoli qua. Poi ci sono le frecce. Poi ovviamente se andrete ad attaccarci la dischiera o gli iniettori avrete bisogno di un po' più di potenza. Io adesso sono proprio col 150 cavalli tirato tirato. Ok, quanto mi è rimasto? Beh, 2000. Ottimo, fermo. Parcheggio qui il mio 6150. Ottimo. Guardate anche qua, ragazzi, l'usura nel depressore. Nella cuffia qua del cardano. Come dettagli, ragazzi. Nulla da dire. Ah, beh, visto che non posso farvi vedere su quella, vi faccio vedere l'apertura sopra. Adesso vedrete che c'è, diciamo, della texture, non si vede proprio dentro. Appunto, vedete qui la texture, così appunto verrà sistemata anche questa. Ecco qui. Bene, saliamo sul nostro Fast Track sul 4220. Ma cosa ha scritto qua sul parafango? Dunlop Flex. Ok. E anche qui è accoppiata con gomme Nokian sul mezzo e gomme Nokian sulla botte, è bella. Bene, io mi avvio alla farm, che così vi faccio vedere tutto quanto. Qui non sono sulla carriera, sono sulla mappa. Sì, sono la mappa è sempre quella, però è il salvataggio dove ho fatto la presentazione anche dello Zaccaria. Ci sono i lampeggianti. La nostra stalla è di là, quindi facciamo un giro. Ho il vizio di guardare il traffico, ma su sto salvataggio non ce l'ho, quindi posso andare via dritto. Bello anche sto Fast Track, eh. Allora, di qua mi sono di là. Ok, questi sono i tempi di ricarica. Questi sono molto molto veloci. E dai, con sta cazzo di lana, con sti pallet maledetti. Cioè, ci mette 6 secondi a ricaricarsi. Un attimo in farm, vi mostro tutte le cose.
Bene, quindi abbiamo la possibilità, ragazzi, della proboscide superiore. Questa è la sua movimentazione. Ruota di 180 gradi massimi. Ecco qui. Potete alzarla, abbassarla, proprio funziona come una proboscide, ha le stesse movimentazioni. Attenzione che non ha collision qui la staffa, quindi fermatela giusta qua. Poi abbiamo la movimentazione della proboscide laterale. Ecco qui. Vedete che non ha proprio lasciato, cioè le ha fatte queste cose, le ha animate, le ha sistemate, non è che le ha messe, boh, sono lì, buonanotte. Cioè le ha fatte, insomma, che si muovono, tutto quanto completo. Poi c'è la possibilità del tubo, dell'aggancio del tubo, che adesso non ricordo che tasto ha del joystick. Un attimo che... ok. Vedete l'aggancio. Tec. Con la sicurezza e anche la saracinesca. Avete visto anche il depressore. Sì, vi ripeto, una cosa estetica, però cacchio. Date il gancio di sicurezza, l'apertura saracinesca, tec. Potete proprio simulare come il carico manuale? Sì, non c'è l'aggancio del tubo sui tubi delle cisterne e quant'altro, però insomma ha dato una cosa, un valore in più di simulazione che non è differente, insomma è carino. Poi cacchio, se è impegnato a fare tutte queste animazioni, tutte queste cose, ragazzi, non è facile, non è facile, non è facile. Ok, quindi rimettiamo qui il tubo. Allora, beh ragazzi, io mi fermo qui, vi saluto qui, spengo il fast track. Ok ragazzi miei, a questo punto vi lascio, vi saluto, vi lascio il link in descrizione. Non appena ci sarà l'update, i fix che vi ho detto, adesso non so le tempistiche, quanto ci metterà eccetera, quando sistemerà anche la cosa, la questione del sollevatore posteriore, dei tempi di carico, scarico eccetera, non lo so, ma comunque li aggiornerà e vi aggiornerò il link in descrizione. Io do un pollice in su a questa piccola botte che davvero dimostra proprio l'impegno di questo modder, l'impegno di questa persona, non solo nella texturizzazione e la modellizzazione, ma anche vedo che si sta andando molto avanti nel discorso animazioni, nel discorso interattività e quant'altro. Avete visto insomma che non, come ho appena detto, non ha fatto le cose messe là, però le ha fatte, le ha rese, diciamo, gli ha dato vita al tubo, alla proboscide, a tutte le movimentazioni eccetera. Quindi io davvero apprezzo davvero tanto tanto questo approccio qui, di fare le cose e farle, diciamo, complete. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, se ho dimenticato qualcosa fatemi pur sapere, in teoria insomma è tutto a posto, non dovrei aver tralasciato nulla. Comunque è bella anche la texture della zincatura qui, mi piace. Ragazzi, vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!